Leadership and learning are indispensable to each other. In questo video ci appoggiamo sulle fondamenta costruite nei due video precedenti e possiamo rispondere con spunti pratici e concreti alla domanda cosa aiuta a diventare un bravo leader. Partiamo da un rapido ripasso. Il mestiere del leader comporta definire una strategia di creazione di valore, quindi fare analisi e prendere decisioni che creano valore e massimizzano il vantaggio competitivo di un'azienda. E il KPI, cioè l'indicatore chiave del vantaggio competitivo, è il profitto. E una volta definita una strategia di creazione di valore, deve ingaggiare, energizzare le persone che dovranno implementare la strategia, quindi motivarle al cambiamento. E perché mai motivarle al cambiamento? Perché ogni strategia di creazione di valore a livello essenziale implica continuare i comportamenti allineati alla strategia, iniziare nuovi comportamenti necessari alla strategia e smettere o ridurre vecchi comportamenti in tutto o in parte non più necessari per la strategia. Continuare dato comportamento è facile. Iniziare e ridurre o smettere comportamenti è la faccenda si complica. Qui il mestiere del leader passa da stratega a motivatore, a orientatore di comportamenti. E come si orientano i comportamenti? Ora, ci sono diverse strategie, diverse leve, diverse modalità. La prima, fortemente sconsigliata, è mistificare, manipolare la realtà, detto in modo un po' più semplice, dicendo le bugie. O meglio, diciamo che nel breve, questa strategia di mistificazione, di manipolazione della realtà può essere una strategia efficace per influenzare le persone che vengono guidate, ma siccome le bugie hanno le gambe corte, prima o poi si perde di autorevolezza. Magari in certi casi, quando le persone sono ipnotizzate dalla propaganda, serve molto tempo, ma in ogni caso, prima o poi, come detto, si rendono conto delle bugie. Seconda alternativa, seconda leva per orientare i comportamenti delle persone è l'autorità. L'essenza è fai così perché? Perché te lo dico io. Ora funziona in condizioni di monopolio. Se vuoi approfondire questo tema, puoi leggere il mio articolo su autorità e autorevolezza, due modi diversi per influenzare gli altri, nel mio blog e trovi il link in descrizione. Un'altra modalità per orientare il comportamento delle persone è la coercizione, che a livello essenziale funziona in questo modo. Se non fai come dico io, ti punisco. E può funzionare nel guidare una nazione per qualche tempo, poi, come sappiamo, prima o poi i nodi vengono al pettine. Ma in una azienda le persone difficilmente danno il massimo nei confronti del cliente se costrette a fare qualcosa. E infine c'è l'autorevolezza. Qui si tratta di mettere in leva il proprio potere personale e incidere sui driver che facilitano o ostacolano i cambiamenti di comportamento delle persone in azienda. I driver principali che facilitano o ostacolano il cambiamento e quindi incidono sul vantaggio competitivo dell'azienda sono la cultura aziendale, i processi, i ruoli, i KPI, quindi indicatore chiave di prestazione e relativi incentivi, la motivazione e le competenze delle persone e l'ego infantile delle persone, che, non volendo fare fatica né sentire disagio emotivo, resiste ai cambiamenti come se fossero la peste. Ora, per essere efficaci nello sviluppare potere personale e allineare i driver del comportamento organizzativo, cultura, processi, eccetera, la persona che ricopre il ruolo di leader ha bisogno di materie prime, che sono chiamate soft skills. Facciamo subito un esempio per spiegare meglio questo punto. Se vuoi governare la cultura aziendale in modo che sia un alleato della strategia e non un ostacolo, devi sapere come si crea e come si cambia la cultura aziendale. E come si crea? Si crea in base ai valori, gli schemi mentali, le abitudini, l'identità delle persone che guidano l'azienda. E attenzione, questi valori, schemi mentali, abitudini, identità sono nel 90% dei casi inconsapevoli. E come si chiama la soft skill che aiuta a comprendere schemi mentali, identità, valori, eccetera? Si chiama consapevolezza interiore. Poi, una volta messi a fuoco schemi mentali, eccetera, con la consapevolezza interiore, ci si chiede quali mi aiutano e quali mi ostacolano, e poi si tengono quelli che aiutano e si modificano quelli che ostacolano. Questa è un'altra soft skill che si chiama autosviluppo.
Ora mi fermo per non fare un trattato. Il punto qual è? È che se si vuole migliorare le proprie capacità di leadership, che ricordiamolo ha a che fare con il guidare altri e un business verso la crescita, il benessere e la prosperità, prima di focalizzarsi sugli altri e prima di focalizzarsi sul business, occorre focalizzarsi sul guidare se stessi. Cosa significa guidare se stessi? Significa comprendere i propri bisogni, valori e passioni, definire una strategia di creazione di valore, cioè definire cosa continuare, cosa smettere, cosa ridurre e cosa iniziare a fare per massimizzare la soddisfazione dei propri bisogni, valori e passioni. E poi bisogna allineare, cioè tenere cosa aiuta e cambiare il resto, e quindi allineare che cosa? I propri schemi mentali, identità, competenze, processi, che nel caso di una persona quando guida se stessa si chiamano abitudini. Ok? E poi allineare che cosa? Ambiente che ci circonda. E infine, guidare se stessi significa imparare a gestire l'ego infantile che resiste più non posso ai cambiamenti con scuse, alibi e autosabotaggi di diversa natura, facendoti sprecare risorse preziose, impedendo la piena espressione del tuo potenziale e rallentando i tuoi progressi verso la visione del futuro che desideri. Ora, imparare a guidare se stessi in modo più efficace ed efficiente è la palestra migliore per chi ricopre o aspira a ricoprire ruoli di leader, quindi guidare altri e guidare un business. Ecco perché quando 8 anni fa una multinazionale mi ha chiesto di progettare un percorso per facilitare ed accelerare lo sviluppo di manager ad alto potenziale per ruoli di leadership, la struttura era: primi 6 mesi, moduli per sviluppare le soft skills chiave per guidare se stessi e capire cosa governa il comportamento umano, in questo caso il proprio. I secondi 6 mesi guidare altri e gli ultimi 6 mesi, il master durava 18 mesi, guidare un business. Perché dico che lavorare su guidare se stessi è la palestra migliore per chi ricopre o aspira a diventare un leader? Perché, per farti qualche esempio, ti alleni a costruire una strategia che ti torna utile quando dovrai costruire una strategia di creazione di valore di un'azienda. Ti alleni a capire i tuoi bisogni, valori e passioni, che ti torna super utile per capire i bisogni, i valori e passioni degli altri e in questo modo sviluppare il tuo potere personale e a gestire collaboratori e fornitori in modo autorevole e non autoritario, e ti aiuta anche a capire i bisogni, i valori e passioni dei tuoi clienti e massimizzare in questo modo il valore creato per loro. Ti alleni a intercettare i tuoi schemi mentali e identità e allineare gli schemi mentali ai tratti della tua identità alla visione di futuro che desideri davvero, che ti torna super utile quando si tratta di intercettare e allineare gli schemi mentali dei tuoi collaboratori e costruire una cultura che metti il turbo anziché frenare il vantaggio competitivo della tua azienda. E poi ti alleni a mettere a fuoco e sviluppare le competenze chiave per il tuo successo usando il metodo del devo posso voglio, che ho illustrato rapidamente nel primo video di questa miniserie, che ti torna super utile nei processi di selezione e formazione dei tuoi collaboratori. Ti allinea a cambiare abitudini, che è molto utile per comprendere i passi chiave del cambiamento dei processi aziendali. E infine ti allinea a gestire il tuo ego infantile, che è estremamente utile quando ti ritrovi a dover gestire gli ego infantili degli altri, collaboratori, capi e clienti. Sì, anche i clienti hanno ego infantili e non hanno sempre ragione, quindi è importante imparare a gestire il proprio ego infantile per gestire l'ego infantile degli altri. Bene. Questa miniserie dedicata a cosa puoi fare per diventare un leader efficace è terminata. Ora, se desideri approfondire i tratti dell'ego infantile, come intralcia l'espressione del tuo potenziale e ti impedisce di raccogliere il successo che desideri, puoi farlo con il mio libro Destinazione Successo. Nel libro troverai anche tecniche pratiche testate per tenere a bada il tuo ego infantile e facilitare la piena espressione del tuo potenziale. Acquistando il libro potrai accedere anche a contenuti esclusivi online, compilare il questionario che ti consente di scoprire la taglia del tuo ego infantile e dialogare con il sottoscritto per dubbi e domande. Per cui spero di averti come lettore di Destinazione Successo e in ogni caso ti faccio un grosso in bocca al lupo per la tua crescita, benessere e prosperità.